sono scesa a piedi dal taxi perché è impossibile arrivare. Guardate la fila, chilometri di coda. Stiamo per entrare allo SPIEF, al Forum Internazionale Economico di San Pietroburgo. Sta parlando in questo momento ancora il presidente Vladimir Putin. L'era dell'ordine mondiale unipolare si è conclusa. È un pubblico quasi interamente non occidentale quello che in piena guerra ascolta il presidente Vladimir Putin durante la plenaria del più importante evento economico della Russia, lo SPIEF, dal titolo quest'anno più che mai emblematico, Nuove opportunità per un nuovo mondo. I rappresentanti dei paesi che non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia sono tutti qui. Dall'Africa all'America Latina, dal Kazakistan all'Armenia, dalla Bielorussia all'Egitto, dalla Siria all'Iran, fino all'Afghanistan dei talebani, con Cina e India in prima fila. È questo l'altro mondo a cui si rivolge la Russia di Putin. Il nuovo ordine mondiale comincia da qui. Dopo aver rivendicato la vittoria nella Guerra Fredda, gli Stati Uniti si sono dichiarati messaggeri di Dio sulla Terra, pensando di non avere obblighi, ma solo interessi, e che questi interessi fossero sacrosanti. È come se avessero scelto di ignorare che negli ultimi decenni si sono formati nuovi centri di potere nel mondo e che questi sono sempre più forti. Anton Kobiakov, oltre a essere il direttore di questa conferenza internazionale, è uno dei consiglieri del presidente Putin. È tra le figure incaricate di tessere le relazioni economiche che la Russia da tempo sta costruendo fuori dall'Occidente, il nuovo ordine mondiale voluto da Putin. India, Asia, Cina, Africa, sono questi i principali protagonisti del nuovo ordine mondiale di cui state parlando in questa edizione? Parliamo di più della metà del mondo. Quello che secondo noi ha dimostrato il Forum Economico di San Pietroburgo è l'autosufficienza e la sovranità economica della Russia, la sua protezione dalle pressioni esterne e da ogni forma di ricatto. Come sta andando il forum? Al forum hanno partecipato 14.000 persone, rappresentanti di 130 paesi. Finora sono stati siglati 691 accordi per un valore di quasi 10 miliardi di euro. Il mondo multipolare è inevitabile e quelli che cercano di preservare disperatamente il mondo unipolare stanno facendo un terribile errore che pagheranno caro. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese e le nostre relazioni con la Cina e i paesi asiatici, abbiamo iniziato a intensificare la nostra cooperazione, perché Asia e Cina sono i nuovi centri dello sviluppo globale. Tutti lo capiscono, tutti lo vedono. La Cina è pronta a lavorare con la Russia e con tutti gli altri paesi per esplorare prospettive di sviluppo. Il presidente cinese Xi Jinping interviene al forum in videoconferenza durante la seduta plenaria alla presenza di Putin e di Tokayev, presidente del Kazakistan. Ma sono tante le tavole rotonde che vedono al centro la Cina come prezioso partner commerciale della Federazione Russa. Benvenuti al dialogo commerciale tra Cina e Russia. Dal nostro punto di vista, questa è la tavola rotonda più importante del Forum Economico di San Pietroburgo. A pronunciare le parole più forti su questa partnership commerciale e persino sull'amicizia tra i due paesi è l'ambasciatore cinese plenipotenziario in Russia. Grazie alla guida strategica del signor Putin e del signor Xi Jinping, le nostre relazioni vivono il periodo migliore degli ultimi anni. I nostri rapporti sono come l'oro, che non teme corrosioni. È un errore pensare che dopo un periodo di cambiamenti turbolenti tutto possa tornare alla normalità e possa tornare come prima. Nulla sarà più come prima. Il presidente Putin ha parlato di un mondo multipolare che richiede una cooperazione multipolare. Un solo paese o un solo continente non può decidere per tutti gli altri. Putin ha tenuto un discorso illuminato e penso che con la sua visione, con la sua intelligenza, la Russia vincerà e tornerà a brillare come una stella. Purnima Anand è la presidente indiana del Forum Internazionale dei BRICS, il club di economie emergenti, di cui fanno parte Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Una realtà che vale un quarto del PIL mondiale e a cui hanno chiesto di aderire paesi come l'Arabia Saudita, l'Egitto, la Turchia, l'Iran e l'Algeria. I BRICS si pongono come soggetto economico alternativo al G7,
in aperta critica all'egemonia americana. India e Russia hanno una relazione strategica speciale da oltre 75 anni, ma le lobby occidentali e in particolare gli Stati Uniti stanno facendo pressione affinché l'India aderisca alle sanzioni e non importi merci dalla Russia. Ma l'India è sempre stata neutrale. Siamo amici dell'Occidente così come della Russia. E il partenariato russo-indiano non può essere interrotto perché stiamo collaborando in quasi tutti i settori commerciali. Dopo la crisi ucraina e in tutto il mondo si stanno pianificando nuove alleanze per realizzare uno sviluppo sostenibile. Ed è per questo che siamo alla vigilia di un nuovo ordine mondiale. I paesi del BRICS giocano un ruolo decisivo da un punto di vista demografico ed economico. E io penso che in questo nuovo ordine il mondo si stia spostando da ovest verso est. Mi sembra che a parole siano tutti a favore. Formalmente nessuno è contro questa visione multipolare. Ma se parliamo della cosiddetta realpolitik, potremmo dirla così, tutte le decisioni verranno prese a Washington, le decisioni finali intendo, mentre una parte di queste verrà presa a Bruxelles. Lui è Vladimir Medinsky, ex ministro della cultura russo, consigliere presidenziale per la conservazione della memoria storica. Medinsky è conosciuto per le sue posizioni ultrapatriottiche. Pochi giorni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, per mesi ha guidato la delegazione russa durante i colloqui di pace. Lo incontro a margine del Forum economico di San Pietroburgo, nel padiglione della Società della Storia Militare Russa. E in questa intervista esclusiva gli chiedo subito perché i negoziati con gli ucraini, a cui ha partecipato, non siano andati a buon fine. Ho negoziato per 2 mesi con la controparte ucraina. Ci sono persone in gamba da quelle parti. Parliamo la stessa lingua. Metà della delegazione non conosce l'ucraino. Parlano solo russo? Naturalmente, tutti parlano russo. Loro erano d'accordo con la bozza del trattato di pace. E qual era il contenuto di quella bozza? Questo non glielo posso dire. Non l'intera bozza, ma diciamo il 75% di quel trattato di pace è stato approvato fino all'ultima lettera della bozza. Il 75%. Poi però gli ucraini hanno preso la bozza e hanno detto «Dobbiamo parlare con i nostri partner occidentali, con gli americani». Poi sono tornati e hanno detto «Gli americani non sono d'accordo». Il punto è che non sono gli ucraini a prendere le decisioni. Ed è esattamente questo il mondo che noi non vogliamo. E allora come si raggiunge la pace? Quando i politici ucraini a Kiev inizieranno ad agire secondo gli interessi del proprio popolo e non secondo quelli di Washington e di Bruxelles. In quel preciso momento si raggiungerà la pace. State combattendo contro l'Ucraina, contro la NATO o contro Washington? Insomma, chi è il vostro nemico? A volte mi sembra che l'Ucraina sia come la punta della lancia. L'intera lancia è una parte dell'Occidente che ha trasformato l'Ucraina nella sua punta di ferro. Siete voi che state trascinando il mondo in una nuova guerra fredda, non noi. Siete stati voi a invadere la Crimea nel 2014, siete stati voi a invadere l'Ucraina. No, no, aspetti, qualcuno ha invaso anche l'Iraq, qualcuno ha invaso la Libia, qualcuno ha invaso la Siria o il Kosovo. Quindi ora che succede? Succede che si andrà avanti a combattere. La Russia è una nazione che è stata indipendente e sovrana per 600 anni e nessuno l'ha mai conquistata. Sapete che San Pietroburgo è stata circondata dalle truppe tedesche per quasi 3 anni durante la Seconda Guerra Mondiale? 1 milione di cittadini sono morti di fame, sono stati uccisi, ma non si sono arresi. Ed è questo che l'Occidente deve capire, perché è insito in ogni russo. Noi non ci arrenderemo mai. Molti bambini non sanno, e per la verità anche molti adulti, che l'Ucraina non è mai stata una nazione prima che nascesse l'Unione Sovietica. Non esisteva una nazione ucraina. Questa speciale lezione di patriottismo, tenuta da Putin il 1 settembre di quest'anno davanti agli studenti di una scuola di Kaliningrad, è un atto politico fortemente simbolico. Putin ha voluto inaugurare qui, in questo fazzoletto di terra russa, in area baltica, circondata da paesi ostili alla Russia, come Polonia e Lituania, i colloqui su quello che conta. Questo è il nome scelto dal Cremlino per questa nuova materia scolastica obbligatoria, con tanto di libri di testo, video ed esercitazioni. Un obiettivo a lungo termine è quello di creare delle nuove generazioni di patrioti
che da adulti non mettano in dubbio la missione russa in termini geopolitici. Tra 20 anni non ci devono più essere dei giovani russi che possono mettere in dubbio che la guerra in Ucraina abbia un senso. Questa educazione patriottica deve essere fatta per gradi, e sono dei gradi sempre più impegnativi, sino ad arrivare alle ultime classi, quindi sui 14 anni. Lo studente deve avere introiettato che gli può essere a un certo punto chiesto di servire la patria con un fucile in mano. L'educazione patriottica inizia presto in Russia, fin dall'età di 6 anni, e comprende programmi televisivi come questo. Здравствуйте. Вы смотрите открытый урок Института воспитания «Защитники мира». Мы поговорим о событиях на Украине. Veri e propri talk show condotti da bambini. Спецоперация – это как понимать? Это когда цели ведут к миру. Мы не атакуем жилых домов, мы не бьем по мирным гражданам, мы не уничтожаем социальную инфраструктуру, детские сады, школы, водоканалы. Il materiale didattico prevede anche nuovi testi di storia revisionati, che rivalutano, ad esempio, la figura di Stalin e preparano il terreno ideologico per il progetto di espansione nazionale imperialista che va ben oltre la conquista dell'Ucraina. Tra l'altro, i russi hanno cominciato a soffrire di una certa nostalgia per quando l'Unione Sovietica era una superpotenza, no? E quindi questo aiuta a sdoganare Stalin, che è diventato alla fine un referente anche politico. La guerra in Ucraina è profondamente legata alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Vladimir Putin più volte ha ricordato questo evento come la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Perché è forte nella cultura strategica e politica russa l'idea che al paese spetti naturalmente il ruolo, lo status di grande potenza. Il primato che la Russia vorrebbe esercitare è quello sullo spazio post-sovietico e parte dell'Europa orientale. La classe dirigente putiniana si è posta un obiettivo: esaltare tutti quei momenti di grandezza della Russia, anche quei momenti di cui non si condivide la componente ideale, come gli anni della guida di Stalin. Nell'immediato, questa rappresentazione delle vicende storiche della Russia serve a innescare il cosiddetto effetto dello stringersi intorno alla bandiera. In un paese non democratico come la Russia, questo diventa vera e propria propaganda, vero e proprio indottrinamento del cittadino, che diventa una sorta di soldato politico. Le immagini che vedete sono tratte da un video ufficiale di Un'Armia, un movimento patriottico militare nazionale fondato nel 2015 dal Ministero della Difesa russo e composto da bambini tra gli 8 e i 17 anni. Un'Armia è stato definito l'esercito dei bambini di Putin. Un'Armia è uno dei progetti per bambini e ragazzi che vogliono legare la propria vita al servizio militare e lavorare nelle forze dell'ordine per dimostrare quanto valgono. Artem Metieliev, 29 anni, è il più giovane membro della Duma, il Parlamento russo. Il presidente Putin lo ha scelto per coordinare il grande progetto nazionale destinato a rafforzare i valori tradizionali e a ridurre l'influenza dell'Occidente sui giovani e sulla cultura russa. Questa è la prima volta che parla alla televisione italiana. I nostri ragazzi partecipano a vari progetti patriottici e prendono parte alla parata della vittoria sulla Piazza Rossa e a tante altre attività. C'è una quantità colossale di opportunità per quei bambini che sono interessati a lavorare nella polizia o nei servizi segreti. E questo è anche uno degli strumenti più efficaci per l'educazione patriottica. Il suo compito è ridurre l'influenza dell'Occidente sui giovani russi. Che cosa vuol dire? Io penso che la Russia abbia la propria via, le proprie tradizioni, la propria cultura a cui ci affidiamo per le politiche giovanili. A settembre abbiamo lanciato il Grande Cambiamento. Si tratta della più grande organizzazione russa per l'infanzia. C'è un processo di deoccidentalizzazione in corso in Russia in questo momento? Assolutamente sì. Lev Gutkov è un sociologo, direttore del Levada Center,
l'unico istituto demoscopico indipendente ancora presente in Russia. In Russia è in corso un vero e proprio lavaggio del cervello dei giovani. Le organizzazioni giovanili di educazione patriottica, le organizzazioni paramilitari, che inculcano idee e valori antidemocratici illiberali, sono create sul modello dell'epoca sovietica. I cittadini russi credono a questa narrazione del Cremlino? Assolutamente sì. La maggior parte della popolazione russa crede alla narrazione del Cremlino perché non ha altre fonti. Negli ultimi mesi sono stati chiusi più di 200 portali web, testate giornalistiche online molto popolari, più di 3.000 siti internet. Sono in corso arresti, sanzioni. Vengono perseguitati giornalisti indipendenti. Di fatto in Russia c'è una dittatura totale. E questo influisce sulla comprensione di quello che succede nel paese e, di conseguenza, sulla reazione della società. È proprio così. Basta parlare con la gente comune in giro per San Pietroburgo. La propaganda ha fatto breccia. La maggior parte delle persone qui è contro la guerra, ma non c'era alternativa. E Putin sta facendo quello che era necessario fare. Perché la gente non è libera di parlare della guerra qui in Russia? Perché non è una guerra. Questa è un'operazione speciale. Io guardo la televisione russa, uso Facebook e non credo che questa sia una guerra. Quali effetti stanno avendo le sanzioni? Non ci manca nulla. Viviamo come prima. Le sanzioni non hanno in alcun modo modificato la qualità della nostra vita. Quindi la vostra vita è quella di sempre? È quella di sempre. E anche se ci mancasse qualcosa, lo sopporteremo. Siamo russi. Siamo abituati a soffrire. Siamo pazienti. E siamo con Putin. I cittadini russi percepiranno pienamente gli effetti di queste sanzioni verso la fine dell'anno. Ma non lo ammetteranno mai davanti a un giornalista straniero. A partire dal 2004, la politica antioccidentale è diventata una dottrina di Stato in Russia. Non conta solo la retorica nazionale imperialistica di Putin, ma anche l'idea che viene inculcata della minaccia esterna da parte dell'Occidente e della NATO che potrebbe portare a una guerra totale, mettendo a rischio la sicurezza nazionale russa. La minaccia di un conflitto nucleare mondiale, che viene continuamente paventata, è alla base del consolidamento del potere di Putin. Prima della guerra, a febbraio, più del 70% della popolazione aveva paura della terza guerra mondiale. Quando poi non è scoppiata, il merito è stato attribuito a Putin. E questo ha aumentato il suo consenso.